Sapete qual è la parte migliore dell'essere un creativo? Poter decidere come finirai tu la tua opera, rimanere fedele al tuo ideale, seguire quello che è il volere dei fan, oppure stravolgere tutto e mettere un colpo di scena incredibile. Ed è proprio di quel colpo di scena che oggi parleremo. Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mad, manga, anime e dintorni. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Allora, quello di cui discuteremo oggi e che già vi avevo in parte anticipato la scorsa puntata è stato qualcosa che per me, wow, cioè nel senso, solo nelle migliori fanfiction avrei pensato realizzabile. Perché dico questo? Perché per molti versi non c'è mai stato nessun hint che ti facesse capire che questo finale sarebbe potuto essere quello reale. E non fraintendetemi, in realtà il finale stesso non ti fa capire bene quale sia il rapporto fra questi due personaggi, ma facendo 1 più 1 uguale 2, il risultato sembrerebbe essere esattamente quello. Stiamo ovviamente parlando di Mari e Shinji. Per anni, anni, la gente ha combattuto su forum e non forum, mettendo Team Rei, Team Asuka, chi è che si mette Shinji quindi con Rei, si mette con Asuka, si mette con Misato. Solo nei doujinshi e nelle fanfiction la gente prendeva effettivamente di interesse il personaggio di Mari. Ma perché lei non è mai stata effettivamente una scelta valida fra Asuka, Rei e appunto Misato? Ma stiamo ovviamente parlando, sai, ovviamente l'interesse amoroso per Shinji nei confronti delle prime due ragazze è una cosa abbastanza palese, soprattutto nel rebuild, perché l'interesse di Shinji verso il sesso femminile nella serie originale è più diretto come, sai, sì, sono giovane, sono interessato, Rei assomiglia un po' a mia madre, Asuka è un po' stronzetta, però è carina, mi interessa. Mentre qua nei rebuild l'interesse amoroso di Shinji, sì, per Rei rimane pressappoco uguale, per Asuka è molto più accentuato, tant'è che anche lei ricambia, diciamo, un po' questo interesse, interessandosi a cercare di cucinare per Shinji, ma anche in quest'ultimo film conferma lei stessa che a quel punto, mentre lei cucinava, anche lei era interessata a lui, quindi anche lei mostrava questo interesse giovanile che dopo questi 14/16 anni passati con la maledizione dell'Eva, ormai è sfiorito e amen. Tant'è che l'interesse amoroso di Asuka in realtà viene ancora più accentuato e in parte anche riconfermato nel finale del manga stesso. Esattamente come in questo film, anche nel manga il mondo viene ricostruito e in questo caso Shinji e Asuka si rincontrano e hanno di nuovo un interesse amoroso. Ma già prima che il mondo venisse ricostruito, l'interesse amoroso di Asuka nei confronti di Shinji e anche viceversa viene già mostrato. Ma perché alla fine nelle opere precedenti è sempre stata Asuka a vincere piuttosto che Rei? Partiamo da questo presupposto. Per Shinji l'interesse per Rei è sempre stato un interesse quasi di curiosità oltre che d'affetto. Affetto e non amore perché appunto la figura di Rei e Shinji ricordava molto la madre. E sì, questa cosa era abbastanza contrastante per lui. Mentre per Asuka c'era questo continuo odio-amore, questo connubio fra lei mi sta antipatica, però porca troia sei carina. Stessa cosa dalla parte di lei. Porca troia se questo è stupido, ma cazzo, è gentile, è bravo. Nessuno mi tratta effettivamente come mi tratta lui, quasi quasi una possibilità gliela posso dare. Ed è proprio per quello che alla fine Rei, una volta diventato il gigante bianco, decide sempre di ricreare un mondo, però in cui queste due persone, gli unici due che lei ha sentito più vicini, alla fine si rincontrino
in questi universi, ipotizzando che questo fosse l'ultimo favore che la Rei con cui loro hanno vissuto volesse fare nei loro confronti. Ma Mari? Perché Mari rispetta questi due personaggi? Come ho detto all'inizio, la cosa bella dell'essere un creatore è poter creare il finale che più ti aggrada. E il personaggio di Mari, effettivamente, tu lo vedi e dici, ok, sì, è un bel personaggio femminile. Le uniche interazioni che hanno Mari e Shinji in questi film sono veramente poche, tra cui la prima volta che Mari arriva in Giappone col paracadute gli cade addosso, la volta che Mari, al posto di Kaji, lo sprona a salire di nuovo sull'Eva, ed infine gli ultimi film in cui, fra combattimenti vari e discussioni, comunque, un po' si parlano. Ma non c'è mai stato un vero interesse amoroso, appunto tranne nei doujinshi, che ti facesse capire, ok, sceglierà quel personaggio. Diciamo che l'interesse amoroso nei confronti di Mari si costruisce sicuramente dal momento in cui si ricostruisce l'universo, essendo loro due gli ultimi due personaggi rimasti su una bozzetta che piano piano sta ritornando al colore. Alla fine del film c'è un time skip di almeno altri 16 anni, almeno perché si vede uno Shinji ormai salaryman con cravatta, valigetta in mano, fermo a una stazione di un treno. E dall'altra parte di questa stazione troviamo Asuka, Kaoru e Rei, questi ultimi due tra l'altro vicini l'uno all'altro, mentre Asuka seduta da un'altra parte. E questa distanza ti fa capire che potrebbe non esserci più un rapporto fra questi personaggi, perché potrebbero non conoscersi. Stessa cosa con Shinji. Shinji ormai è un adulto, perché le esperienze che sono avvenute in questo lasso di tempo l'hanno trasformato in un adulto fatto e finito. Questo viene accentuato ancora di più che sono divisi da due binari, loro da una parte, lui dall'altra. Ma dalla parte di Shinji c'è appunto Mari. Shinji, ormai adulto e avendo capito che cosa ha fatto nella sua vita, decide di ridare una possibilità a tutti dopo che l'ha rovinata a tutti quanti la vita precedente, gli dà una vita da costruirsi, mentre lui la sua vita se la costruirà da solo insieme a Mari. Ed è per questo che dico che il loro rapporto non si capisce, perché Mari dice chi sono e lui sicuramente sei una bella ragazza, già questo ti fa capire qualcosa, e sei una persona importante. Importante in che senso? Sei importante perché mi hai aiutato a capire cosa dovevo fare? Sei importante perché sei l'ultima persona che ho avuto la possibilità di vedere? O sei importante perché ti amo? Sicuramente un rapporto fra questi due personaggi c'è, è ovvio, e io voglio credere che in questo modo Mari si sia conquistata il cuore di Shinji, diciamo anche in un ultimo atto egoistico però. Come sempre, nell'ultima pagina del manga, cosa che già vi ho mostrato, ci viene mostrata la vita precedente di Gendo, Yui e appunto il personaggio di Mari Makinami, Kohai, sedicenne di Yui. È palese che Mari provi un profondo affetto nei confronti di Yui. Amoroso o meno, questo non è importante, perché lei dice: pregherò perché tu sia felice insieme a Gendo. Lei non vuole che loro due si separi, lei vuole che Yui sia felice in qualsiasi modo. E per starle il più vicino possibile, nonostante lei sia più piccola di Yui e Gendo, decide comunque di studiare con loro, decide di sviluppare questo progetto Eva e entrare anche lei stessa in un Evangelion. Mentre Yui non è mai riuscita ad uscire dal nucleo dell'Evangelion, fondendosi con esso e diventando lei stessa l'Evo 01, Mari è stata sicuramente una tester per un'unità Evangelion, tant'è che lei è affetta dalla maledizione degli Eva. E sicuramente, sentendosi in colpa per non essere mai riuscita a fermarla, lei decide di aiutare la cosa più vicina possibile a Yui, non Gendo, ma il figlio. Prendete un attimo alla leggera l'esempio che sto per fare, ma è un po' come Severus Piton. Nonostante Piton odi James Potter, aiuta comunque Harry perché è il figlio di Lily. Negli occhi di Harry rivede quella che era l'amore della sua gioventù,
ma d'altra parte, guardandolo in faccia, rivede la faccia sbruffona del padre. Sicuramente Mari non prova odio nei confronti di Shinji, perché lo vede ovviamente come un burattino soggiogato al volere di Gendo. Burattino che però spezza i fili che lo tengono fermo e si libera. E sicuramente questo è un punto in più per Mari per provare un interesse nei confronti di Shinji, oltre al fatto che è il figlio di Yui. Ed è lì, questa volta non su una spiaggia rossa di sangue, ma su un bozzetto che piano piano si sta cancellando, che Shinji e Mari si incontrano per un'ultima volta per ricostruire un universo in cui non c'è più solo Shinji creando una vita libera per gli altri, ma c'è Shinji insieme a Mari che hanno deciso di creare una vita per gli altri e una vita per loro. Tendendo la mano verso Shinji, Mari dice andiamo, e non è lei a tirare lui e a portarlo in una nuova direzione, è lui ad alzarsi, prenderle la mano e dire andiamo, correndo verso una vita nuova. Signori, io ve lo dico, sono rimasto stranito effettivamente io stesso nel vedere come hanno voluto dare una possibilità diversa a tutti gli altri personaggi e scegliere questo personaggio come personaggio amoroso per Shinji. È stato effettivamente strano, ma spero che la mia analisi vi abbia fatto capire un po' il mio punto. È probabile che però molti di voi pensino anche qualcos'altro, quindi vi invito ovviamente a scriverlo qua sotto quello che pensate. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Come ho detto prima, se volete dirmi qualcosa scrivetemelo pure qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!